È appena stato un momento di tensione. Io sono Giulia e questa è la mia casa, Alba. Dopo aver vissuto 4 anni a Copenaghen, ho deciso di cambiare vita e trasferirmi su una barca a vela, con la quale ora sto navigando dalla Spezia verso la Sicilia. Iscrivetevi al canale e benvenuti a bordo. Nell'ultimo episodio abbiamo navigato per 30 ore da Procida a Tropea, accompagnati dai delfini. Oggi dobbiamo affrontare il temibile stretto di Messina per arrivare alla nostra destinazione in Sicilia. Under the palm trees in the California sun, sand underneath our feet, the morning's just begun. Buongiorno amici, siamo qui a Tropea, siamo arrivati ieri e adesso stiamo cercando di pianificare l'attraversamento dello stretto di Messina. Non è uno stretto facile da attraversare perché, come tutti gli stretti, presenta delle difficoltà. Chiaramente bisogna tenere in considerazione le correnti che cambiano con le maree, quindi ogni 6 ore c'è un picco, quindi un picco di corrente da sud verso nord e poi un picco di corrente da nord verso sud. C'è una zona interdetta alla navigazione per le imbarcazioni da diporto come la nostra, perché si tratta di un canale riservato soltanto alle navi che transitano nelle due direzioni. Quindi la navigazione per noi è soltanto possibile sotto costa e soltanto dalla parte della Sicilia. Noi attualmente ci troviamo in Calabria, quindi dobbiamo attraversare la zona corrispondente allo stretto e arrivare sul lato siciliano e poi scendere lungo il lato siciliano. Vi mostrerò poi tutto sulla carta. Il problema è che bisogna attraversare lo stretto, bisogna scendere nello stretto quando la corrente è favorevole, non si può pensare di scendere quando la corrente va da sud verso nord. E la stessa cosa vale per il vento, è sconsigliato percorrere lo stretto quando vento e onde sono contrari. Sfortunatamente davanti a noi abbiamo una settimana di vento che diventa abbastanza sostenuto e quindi anche di mare, di onde contrari, quindi da sud verso nord. Le alternative sono aspettare una settimana più con molta incertezza qui a Tropea, oppure cercare di percorrere lo stretto quando il vento e il mare sono meno sostenuti e la corrente è favorevole. Il problema è che se percorressimo lo stretto domani, dovremmo, in modo da sfruttare la corrente favorevole, dovremmo trovarci all'imboccatura dello stretto domani mattina intorno alle 10, che significa partire di notte alle 4 qui da Tropea. Il problema è che non si può, è sconsigliato uscire dal porto di Tropea di notte perché c'è una secca intorno al faro verde che non è ben illuminata, ci sono delle boe ma non sono visibili di notte, e questo quindi limita il nostro orario di partenza. Allora la possibilità che abbiamo identificato in base alle valutazioni che abbiamo fatto è quella di percorrere un'altra parte della costa calabrese verso sud e di arrivare ad uno dei pochissimi porti, pochissimi rifugi che ci sono sulla costa calabrese, e poi domani ripartire avendo quindi un pezzo di strada in meno da fare e in modo da poterci trovare verso le 10 all'imboccatura dello stretto. Purtroppo ci sono veramente pochi porti e i porti che ci sono non hanno molto fondo, quindi non c'è abbastanza profondità per una barca come la nostra. Abbiamo identificato il porto di Palmi, abbiamo telefonato, dovrebbe andare bene. L'unico difetto, diciamo, che costa 80 euro a notte per un porto che non è in un posto, diciamo, non è un posto come Tropea, ne costa 40, è un po'. Forse sfruttano un po' il fatto che si tratta di un porto necessario per il passaggio nello stretto. Comunque, pagheremo quello che c'è da pagare e quindi tra poco partiremo per andare a Porto di Palmi e incrociamo le dita poi perché domani il vento non aumenti troppo e che ci consenta di passare lo stretto. Summer, come again, let the heat.
in navigazione da Tropea verso Porto di Palmi e il vento è aumentato molto, arriva dritto da prua e quindi ha creato anche molta onda, infatti muove parecchio, è un'onda piuttosto lunga, adesso credo che le onde siano alte circa 70 cm. Proseguiamo, dobbiamo cercare di arrivare prima delle 5 perché è l'orario dopo il quale non ci sono più gli ormeggiatori. Mentre navigavamo, le onde sono diventate più alte, la barca rollava e beccheggiava molto, ma la situazione non presentava rischi particolari. Una volta arrivati in prossimità del porto di Palmi, con molta prudenza, ho disposto i parabordi lungo le fiancate della barca e ci siamo preparati per l'ormeggio. Abbiamo fatto una breve passeggiata nel tardo pomeriggio e poi ci siamo sistemati e preparati per la navigazione del giorno successivo. Buongiorno amici, siamo partiti da Porto di Palmi questa mattina in Calabria e oggi è il grande giorno in cui attraverseremo lo stretto di Messina. Siamo tutti un pochino tesi, non troppo preoccupati, ma comunque sappiamo di dover prestare molta attenzione perché si tratta di un passaggio molto difficile, come ho detto ieri, a causa delle correnti, del vento, delle onde contrarie e del poco spazio per manovrare. Speriamo che in questo periodo non ci siano troppe imbarcazioni da diporto perché siamo fuori stagione. Speriamo che non si formino questi vortici mulinelli, questi fenomeni particolari dei quali ho letto online e che ho visto in alcuni video. Abbiamo studiato nel dettaglio fino alla nausea le carte, il meteo, lo schema delle correnti, tutto il dettaglio della costa. Abbiamo letto moltissimo per prepararci a questo passaggio. Non potevamo fare più di così, speriamo che tutto vada per il meglio. Siamo forse un pochino preoccupati. Le navigazioni notturne, navigazioni di 30 ore, il passaggio in porti insabbiati non ci ha spaventato come forse ci spaventa questo, perché è una cosa un po' diversa dal solito in mare, veramente una cosa rara passare uno stretto così. Vi porterò con me, vi mostrerò cosa succede lì in quel tratto di mare tra la Calabria e la Sicilia. So che molti di voi mi seguono dalla Calabria e dalla Sicilia e vi saluto tantissimo, vi mando un grandissimo abbraccio. Spero di potervi incontrare un giorno. E adesso do ancora un'occhiata al meteo e alla carta per essere sicura di essere in rotta. Saremo tutti quanti di guardia per questo tratto, saremo tutti quanti fuori, pronti a tutto e speriamo che vada tutto bene. Le
appena stato un momento di tensione perché ci siamo accorti che c'era una boa con una rete galleggiante lunga decine di metri e collegata a piccole boette, ed è a quanto pare è un modo di pescare qui, un tipo di pesca praticato in questa zona, per cui praticamente i pescatori collegano a delle boe queste reti galleggianti che sono pericolosissime per chi naviga, perché essendo galleggianti non vanno a fondo e quindi se non vengono notate da chi è al comando, la barca va dritta dentro la rete si attorciglia intorno all'elica, può anche cagionare danni strutturali alla barca, per esempio può far sfilare l'elica, quello è un problema grosso. Noi fortunatamente le abbiamo viste in tempo e poi c'era un barchino con un pescatore che ci ha diretti verso una zona in cui potevamo passare tranquillamente, però ci siamo spaventati perché insomma, non è, almeno in altre zone in cui ho navigato, non è una cosa normale, sembra piuttosto pericoloso. Adesso proseguiamo verso lo stretto. Inizia a montare il vento contrario, che in effetti era previsto, quindi nulla di nuovo, e anche un po' di onde, alcune crediamo anche dovute alla corrente che ha appena avuto il suo picco da sud a nord, chiaramente sfocia in questa parte del Mar Tirreno, quindi ce la stiamo beccando tutta. Vediamo proprio che le onde sono un po' onde di vento, ma anche molto onde date dalla corrente. Abbiamo chiamato il VTS, Vessel Traffic Service, che è un'autorità, un servizio che opera nello stretto di Messina e tiene sotto controllo il traffico, quindi sia delle navi sia delle imbarcazioni da diporto come la nostra. Gli abbiamo comunicato la nostra rotta, anche se non è obbligatorio per barche sotto i 40 metri, quindi non è obbligatorio per noi, ma gli abbiamo comunque comunicato la nostra rotta, abbiamo chiesto informazioni per confermare la nostra interpretazione delle correnti e sembra tutto a posto, non ci sono avvertenze particolari a parte le solite avvertenze dello stretto. Rimaniamo in ascolto sulla radio UHF sul canale 10, che è il canale che è utilizzato dalle imbarcazioni da diporto e per le imbarcazioni da diporto nello stretto, mentre il canale 13 è quello per le navi, e nel caso in cui qualche altra barca o nave volesse mettersi in contatto con noi utilizzerebbe quel canale, e anche le avvertenze, gli avvisi da parte dell'autorità dello stretto vengono trasmessi su quel canale, quindi dobbiamo rimanere in ascolto. Stiamo avvicinando all'imboccatura dello stretto e ci sono 25-30 nodi di vento proprio sul naso di prua, le onde stanno alzando anche da prua, un po' per il vento, un po' per la corrente residua da sud verso nord, e tra poco dovrebbe esserci un momento di tregua per quanto riguarda le correnti e poi la corrente da nord verso sud inizierà a sospingersi verso sud. Adesso ci avviciniamo all'imboccatura e poi aspettiamo il momento giusto per passare. Proprio a causa del vento, delle onde, delle correnti contrarie, navighiamo ad una velocità di soli 3 nodi. Thank you.
Ed eccoci all'imboccatura dello stretto, tra onde da ogni direzione, traghetti e vento forte. Passato lo stretto benissimo già da un po', in realtà stiamo già navigando sulla costa orientale, lungo la costa orientale, e il passaggio dello stretto è stato piuttosto confortevole. Diciamo che all'ingresso dello stretto c'era vento forte, c'erano onde sommate alla corrente, il mare un po' impazzito, però è andato tutto bene. Siamo stati chiaramente molto attenti alle navi, a non entrare nel corridoio riservato alle navi, quindi a rimanere posta. Non c'erano molte barche, anche se c'erano due o tre barche che facevano vela, quindi avevano la precedenza, però è andato tutto bene, qualche pescatore da evitare, ma nessun problema, è stato un sollievo, è stata anche una bella esperienza, me la sono goduta, è stato bello vedere il passaggio tra la Sicilia e la Calabria, vedere il varco di mare che si faceva sempre più stretto tra queste due regioni, e poi finalmente passare e superare Messina, superare i pericoli. E adesso stiamo navigando lungo la costa della Sicilia orientale e l'Etna ci ha dato il benvenuto con un bel po' di sabbia vulcanica che sta colorando la barca di nero, la barca bianca, quindi diventa un po' effetto carboncino. Adesso vi porto fuori a vedere qual è la situazione. Ma questo lo sapevamo già, in realtà, sapevamo che sarebbe stato così. La cosa incredibile era che nonostante il vento contrario, 30 nodi di vento contrario e il mare abbastanza sostenuto, comunque facevamo 6 nodi e mezzo di velocità. Incredibile, in realtà così si spiega, perché le correnti a nostro favore erano molto forti, quindi ci sospingevano come esserci un treno che va giù per lo stretto, quindi le correnti ci hanno aiutato. Il porto di riposto qui di fronte a noi, la nostra destinazione. Sembra incredibile di essere riusciti ad arrivare fin qui, sembra ieri che uscivamo dal porto di La Spezia. E la barca al momento è coperta da questa sabbia vulcanica che si sta un po' impastando con l'umidità, ma va bene, caratteristica del luogo, lo sapevamo già che sarebbe successo. Siamo molto molto contenti, questa navigazione è stata bellissima, piacevole, il passaggio dello stretto non ha presentato difficoltà e purtroppo è nuvoloso, quindi non ci possiamo godere lo spettacolo dell'Etna, speriamo di poterlo vedere nei prossimi giorni. E siamo molto emozionati per questo arrivo, stasera festeggeremo e adesso con il cuore pieno di emozioni ci prepariamo all'ormeggio.
Grazie per essere saliti a bordo di Alba con me in questa meravigliosa avventura. Abbiamo navigato 500 miglia insieme e io non dimenticherò mai questa esperienza. Ora è tempo di sistemarsi a riposto e prepararsi per l'inverno qui nella casa nuova. Ma di tutto questo parleremo nei prossimi video.